Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. Piace, a me, a Maurizio piace, a te piace, no? Sì, questo disco? Molto, anche a me molto, piace molto. Molto. Sai perché, secondo me, Walter, è un po' in anticipo sui tempi, però immaginalo fra due mesi, tre mesi, in vacanza, è esattamente aperitivo. Quella cosa che mi fa paura. È quella canzone da aperitivo. Perché tu con una birrettina in mano in lattina, non un daiquiri, queste cose qua un po' fashion che non appartengono al nostro gusto. Una bella birra in lattina, però di quelle fredde che vengono giù le goccioline sul fianco così, col tuo bel pareo. Vuoi la verità? Il pareo avvitato in vita. Sì, Walter, sì, pezzo nudo col pareo avvitato in vita e l'è infradito sotto. Vuoi la verità? Preferisco senza musica. Col mare, il rumore. Te la balli tu nella tua testa. Sì. Così, stai lì così. Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata. Sigla! Rutto elettronico! Cosa? Ma no, ma te l'ho già detto 100 volte. Veramente, non ti ricordi? Cosa? Chi c'è ospite stasera? Stasera c'è Cattelan. In seconda serata. In seconda serata su Rai 2. Dai, alle... ricordacelo. In onda alle circa. Bellissimo. Non lo so, ma te l'ho detto prima, Walter. Dai, non mi obbligare. Chi c'è? Chi c'è? Dai, c'è Diletta Leotta. C'è Diletta Leotta. Bene. C'è Luca Bizzarri. E c'è Francesco De Carlo. Comico italiano con ormai una carriera internazionale. Si esibisce al Comedy Cellar di New York, cioè roba seria, sì. Oh, sono questi, non farmelo più dire, per favore, no. Ok? Diletta Leotta, Luca Bizzarri questa sera e Francesco De Carlo. Come stai, Maurizio? Tutto bene? Tutto benissimo. Foschi? Tutto bene. Quante Wordle? Allora, ho faticato stamattina, Sì? Quattro alla fine, ma... tutto il viaggio di andata mi è costato. Quindi vabbè, risultato tutto sommato onesto, sì. Ma ti ci è voluto, ci è voluto un pochino. Stavo quasi per questo gioco. Perché? Così no, beh, guarda, poi allora ci sarà anche un giorno in cui Walter mi batterà. Dai, ma quel giorno non è oggi. In quanto l'hai fatto? Come sempre è un 4, ma che 4. Vale 3. No, 4 vale 4. Sai cosa vale 3? No, perché sai invece cosa? Sai invece cosa vale 3? 3, che ho fatto io. Quello vale 3. 4 vale quanto? Perché dici che è un 3 che vale 4? Cioè, no. Se tu fai 2, dici, le possibilità, mi manca una lettera sola.
tu giochi la più probabile. Se la parola invece non è la più probabile, dai. Però. Però scusami, sei, non l'hai fatto, non l'hai fatto. ma è un concetto così difficile da fargli capire. Mentalmente, io dico ho giocato bene, non è un errore mio. Ma come non è un errore tuo? Certo che è un errore tuo. Sarà ben più famoso Bingo di Lingo come parola. Cosa c'entra? Probabilmente non ti sei accorto che quella lettera era già andata. Insomma, Walter, 4 e 4. 3. 3-3. E anche per oggi basta, non parliamo più di Wordle, anche perché ieri qualcuno, poi è arrivato Linus, non abbiamo più fatto in tempo ad approfondire. Qualcuno diceva: ma vi pagano? Allora, no, non ci pagano. Per ora no. È un'applicazione gratuita. No? Oh, se voglio un pagamento. Però comunque del New York Time, che è comunque un brand, quindi qualche guadagno il New York Time ce l'avrà da sta cosa qua. E non ci pagano. Se vogliono pagare. Allora, pagarci secondo me no. Se vogliono dedicarci una copertina sul New York Times come programma dell'anno, non lo so. Una copertina almeno a Maurizio, come uomo dell'anno. Vabbè, fare le foto da solo. Sul New York Times. Senza di noi. Cioè una copertina di Natale. Poi il New York Times non ha le copertine, eh? Ah, che vado sì. Non ci presento mai. Sì, New York Times, come dite i miei colleghi, io non ho colleghi, no, sono solo io. Neanche ragazzi, a vedere, no. Neanche a vedere lo studio. Anche nelle porta. Foto sono in 9. Noi, vabbè, ragazzi. Ci tenevo solo a dire che quello con le copertine è il Time. Il New York Times non ha le copertine. Il New York Times è come il Corriere della Sera. Sì. Cioè, sì, sì. Però un bell'articolo in prima pagina sul New York Times, cioè, almeno fatecelo, no? Per ringraziarci di questa cosa. Allora, oggi c'è la dottoressa Stefania Andreoli. Prima di partire col primo pezzo e poi sentire lei, ovviamente, tutte le vostre cose, volevo dirvi che ieri pomeriggio ho fatto una cosa che non dico mi piacerebbe faceste anche voi, però mi piacerebbe che ci pensaste anche voi. Ho firmato una petizione per la proposta di legge Liberi Subito per cercare di accorciare i tempi. Si può fare in tutte le regioni, io l'ho fatto per la mia, per il Piemonte. Accorciare i tempi di attesa per le persone che hanno bisogno di pratiche mediche per la morte volontaria o che si trovano in condizioni in cui l'attesa burocratica di un mese, a volte anche un anno, è veramente incivile. Quindi volevo dirvi che ho fatto questa cosa, se avete, insomma, se l'argomento vi sta a cuore, se pensate che sia una cosa giusta e se volete informarvi, c'è il sito dell'associazione Luca Coscioni. Luca, come Luca, Coscioni come le cosce grosse, i coscioni. Luca Coscioni, così trovate tutto quanto. Perché ieri ho proprio pensato, porco Giuda, parliamo tutti i giorni di Wordle, poi magari fai una roba così e la fai solo tu e non la dice nessuno. Invece è più importante quella di Luca Coscioni che del Wordle. Tanto nel Wordle non mi battete, ragazzi, mettetevi una mano sulla coscienza, non mi battete. Giusto? Sì. Ci sta, Mauri, bene. Un'altra cosa che mi è successa stamattina, che mi ha fatto partire con una serendipità. Questa mattina, non chiedetemi perché, non chiedetemi per come, avevo tanta voglia di ascoltare i Cranberries. Non lo so neanche io, perché è un gruppo che, devo dirvi la verità, non è che mi faccia proprio impazzire i Cranberries. Poi alla fine i singoloni ce li hanno, cioè comunque ne hanno fatto un botto. E parlandone anche con Walter mi sono reso conto che in realtà i Cranberries si dividono in due. Quando i Cranberries fanno i pezzi lenti, bravissimi. Quando i Cranberries fanno il rock and roll, tipo Zombie, non la voglio proprio neanche sentire. È facile dirlo quando sei una celebrità. No, l'altra come si chiamava? L'altra Promises. Oh, the Promises. No. Però, cacchio, tutte quelle invece un po' più lente, proprio ti dà una sensazione. Sarà anche la primavera che si avvicina, così. E questa mattina la canzone che preferisco di tutta la discografia dei Cranberries è Linger. La parola di Wordle è Lingo. E devo dire, credo di aver fatto tre, perché avendo appena sentito Linger, quelle lettere ieri lì erano gli Oasis, mi hanno fatto venire oggi in mente. Sono i Buzz. Ma cosa vuol dire Lingo? Allora, Lingo mi pare che sia uno slang. Non lo sa. No, in inglese credo che sia uno slang. Non lo so. No, mi sono buttato a caso. Credo che sia uno slang, ma soprattutto è il nome del programma che conduceva Caterina Balivo, che era una sorta di Wordle in televisione, si chiamava proprio Lingo. Ma dai. Era una roba del genere. Sai che non lo sto capendo neanche dalla spiegazione? Scusatemi se ogni volta che batto Walter a Wordle, almeno ne caviamo fuori una canzone della Madonna. Ieri era Roll With It degli Oasis, oggi incominciamo con questo piccolo gioiellino. Piccolo un cazzo, questo grande gioiellino dei Cranberries, che si intitola appunto Linger. La state ascoltando come prima canzone a Cattleland su Radio DJ. So
Saluto a Ema, un nostro ascoltatore che ha commentato questa canzone dicendo bella, bella, bella merda. Allora Ema, fai subito i quattro stracci, anche tu. Fuori di qua, non ti vogliamo andiamo mai a bruciargli più, la non casa. Ti vogliamo mai più vedere, Ema, ok? Non, basta, via, ciao, grazie, è stato bello finché è durato. E un saluto anche a tutti quelli che dicono ah, ci hai spoilerato il Wordle di oggi. Raga, le regole sono chiare, va fatto entro mezzogiorno, ok? Se no non possiamo più parlarne, ci levate un divertimento. Ma è arrivata la dottoressa Stefania Andreoli, sigla! Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti siete fregati! Devi uscire di più, giocare di più fuori! Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure! Non l'ho fatto apposta, mamma. Vedrai quando avrai tu dei figli. Come va? Un po' di spleen. Un po' di spleen. Ma solo io? Hai un malessere interno? Non lo so, no, anche Maurizio ha detto, sì, anch'io sto un po' così. Ah, per fortuna, te e Baudelaire. Sì, esatto, sì. Però a Mauri viene solo da mezzogiorno in poi, stamattina l'ho sentito, era tutto bello allegro, l'idea faceva, partecipava alla trasmissione, poi a mezzogiorno. Quando posso partecipare tanto. No, quando ti capitano queste giornate, sì. Le giornate no, chiamiamole così, quelle che un po' capitano a tutti, le accetti o cerchi di psicanalizzarti da sola e cerchi di trovare una soluzione nel breve termine? No, allora, le accetti. Accetto, le attraverso, mi butto anche giù fin dove sento di aver bisogno di avere un peso e quindi in qualche modo non le combatto, sì. Ma ci sto dentro, però mi sto chiedendo come mai, perché in realtà è un periodo di non solo meteorologica ma grande rinascita, sì. Quindi insomma tutti i progetti, il libro nuovo, va tutto molto bene, però da... È strano quando capita, eh? Eh sì, e quindi... Cioè, non è così inusuale, però è strano. Cioè, che a volte dici, ma va tutto bene, ma cosa c'ho? Perché? Sì, 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 quindi non voglio assolutamente mettermi sul vetrino o vivisezionarmi, però me lo domando, perché secondo me il mio corpo mi sta dicendo che c'è qualcosa. Ho un fortissimo mal di schiena, quindi forse in realtà è una dimensione psicofisica che non mi fa sentire a mio agio. Oggi ho la prima seduta con una terapeuta e sono in uno stato di ansia, pianto, agitazione da almeno 2 ore. Mi fate gli auguri e auguri. Sì, vabbè, ma poi è molto normale. Ma sta andando verso un qualcosa che almeno nella sua testa fa per... guarirsi, curarsi, sì, alleviarsi. Ma ci sta che spaventi, perché per come è scritto il messaggio sembrerebbe la prima volta in assoluto, quindi magari non il primo colloquio con questa nuova terapeuta, e quindi sai, chissà che cosa mi succede, com'è, cosa dice, quanta fatica dovrò fare, quanto dolore dovrò affrontare, ci sta. Silvia! Ciao, buongiorno, ciao Silvia, dottoressa. Ciao. Come stai Silvia, tutto bene? Tutto bene. Silvia ha 2 figli, una di 7 anni, ma c'è quella di 12 che su sto diario scrive delle robe che non si possono leggere. Sì, non si potrebbero leggere, io vabbè, per pura curiosità, non no, certo. Le ho lette. Certo. Ci sono rimasta, perché vabbè, oltre a scrivere la sua giornata, scrive diciamo insulti comunque o alle sue compagne o a persone che conosciamo. Ah!
Ma con cui ha avuto a che fare o tipo, non so, la vicina di casa? Quella no, 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 con cui ha avuto a che fare. Una sera, ad esempio, siamo andati a casa di questi nostri amici che hanno delle figlie più piccole che lei conosce da sempre e aveva scritto, vabbè, mi sono divertita molto con Marco, che però è nostro amico adulto, peccato che ho dovuto giocare con le sue figlie scassacà. Allora, intanto posso dare un consiglio? Poi sì, arriva la dottoressa Stefania Andreoli. Però io ti consiglierei di tenere tutto da parte. Come si chiama tua figlia, quella di 12 anni? Giorgia. Ecco, fra 10-15 anni facciamo EU Giorgia con questi diari qua, come abbiamo fatto con Fosca. Perché sì, sono un po' quelle cose lì, un po' l'amore, un po' gli scazzi. Vai. Senti Silvia, io il quadro ce l'ho perché tu ce l'hai restituito molto bene. La tua domanda qual è? E vederlo scritto mi ha fatto strano, e poi lei non è una ragazzina emo, cioè che si chiude in stanza nei suoi pensieri, è molto estroversa, parla tanto, e quindi vedere le cose così, ci sono rimasta. Ma perché hai nelle pagine trovato una Giorgia che non intuivi ci fosse o non conoscevi? Stupendo. Allora, questo a 12 anni è strabiliante perché è la prova provata di una cosa che Massimo Recalcati chiama il mistero del figlio. Cioè, per quanto soprattutto alla genitorialità contemporanea piaccia molto dire che si conoscono i propri figli meglio di quanto loro conoscano se stessi, la verità è che l'altro a tutti gli effetti è un enigma, è una sciarada, e per quanto arrivino dai nostri lombi, anche i nostri figli e le nostre figlie rappresentano di fatto l'altro con la maiuscola, e quindi a tutti gli effetti l'estraneo, lo sconosciuto. Questa cosa emerge con grande forza proprio all'età di Giorgia, cioè quando le due anime, la dark side e quella che invece si porta in giro in maniera presentabile, in qualche modo hanno entrambe bisogno di esprimersi. Che cosa mi piace tanto di tutto questo? Intanto che Giorgia sia perfettamente in linea con il suo sviluppo evolutivo, quando cioè comincia a trovare i modi per mettere fuori un po' di aggressività, tra l'altro mirata, molto intelligente, non a caso ce l'ha con i bambini più piccoli che si deve sciroppare, che deve intrattenere, con i quali è costretta a giocare, e che ovviamente non la divertono più, ma c'è una ragione psicanalitica legata al fatto che non devono piacerle più. La paura dei dodicenni, degli undicenni, dei tredicenni è di essere risucchiati indietro, cioè in gergo lo chiameremmo reazione controfobica. Lei ha bisogno di appellare in questo modo, certamente molto adolescenziale, amici di tutta una vita, più piccoli di lei, perché altrimenti sarebbe fin troppo dolce il richiamo al tornare indietro, dove sei già stata, dove sai di essere stata bene, dove l'infanzia forse si è presentata più facile di quelle che sono invece le sfide della preadolescenza, e quindi in qualche modo parlarne male, scriverle male, consegnandolo oltretutto a un diario segreto, quindi se vuoi non vai in giro a fare la vandala o la bulla, è un modo per esternare il suo fastidio, non prenderlo legato alle persone in sé, non è personale, non riguarda queste due bambine. Riguarda il fatto che chi è più piccolo di me a 12 anni è il nemico tanto quanto chi è più grande di me. I miei unici amici sono coetanei, perché i grandi mi chiedono cose che non ho più voglia di fare, ma i piccoli mi fanno venire la tentazione, anziché di crescere, di regredire. E lei ha trovato un buon modo per farlo, un modo privato, un modo dove tutto sommato non sporca e non dà fastidio, dove non diventa apertamente offensiva, e quindi insomma mi sembra tutto perfettamente in linea con lo sviluppo. Com'è Silvia? Ok, va bene. A posto. Poi ci sarebbe da dire che ti hai sbirciato il diario di nascosto, quindi non te ne puoi far granché. Qui prossima telefonata, se no andiamo lunghi. Esatto, sei finita sul banco degli imputati, Silvia, con il tuo esordio, cioè ti sei messa in quella condizione. Basta, non lo faccio più. Ti mandiamo un abbraccio, Silvia. Grazie. Ciao. Ti prego non cominciare. Sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani.
Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Ah, era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Ah, non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Disse quando ci pensavo, ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò. Non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Però dottoressa Stefania Andreoli, su me. Allora, c'è una, mio figlio 9 anni è ossessionato dal cibo, pensa alla colazione per la cena, e si abbuffa, dobbiamo richiamarlo, rallentarlo, e dirgli di fermarsi un po' quando mangia. Allora, fino al pensiero devo dire che la prima domanda che mi fanno le mie figlie in ogni momento della giornata è cosa si mangia? Cioè, quella roba lì sì, poi sul fermarlo che si abbuffa non lo so, cosa possono fare? Ma allora, io attenzionerei questa situazione perché probabilmente c'è già un rapporto un po' compulsivo con il cibo. Non so se i tuoi ascoltatori, Ale, sanno che i disturbi del comportamento alimentare non sono esclusivamente adolescenziali, per quanto siano stati raccontati sempre così, e c'è stato forse un momento psicosociologico nel quale riguardavano più quella fascia d'età, ma a 9 anni si può già avere un rapporto compromesso con il cibo, quindi sinceramente considererei la possibilità che magari questo bambino sfoghi attraverso tutto quello che si mette dentro una sua condizione emotiva che potrebbe essere affrontata in un altro modo, magari con una consultazione. Tornando invece al discorso delle differenze di età, del voler sfuggire a quelli più piccoli, Tamara dice invece mia figlia 14enne che in quell'infanzia quando ne ha l'occasione ci torna volentieri. Allora non dà dettagli, però per esempio anche mia figlia grande, che è tutta adesso nella fase signorina, è tutta la sorella piccola, no lasciami faccio io, così. Ogni tanto, quando poi proprio sono obbligate a passare del tempo insieme, la sorella piccola la tira in mezzo nei giochi dei piccoli. All'inizio la grande fa un po' la snob, ma poi lo vedi che c'ha voglia di giocare a fare il classico gioco di ruolo. Facciamo che io sono e tu sei, quella roba lì, no? È quel canto sirenico di cui vi parlavo prima. In realtà poi per tutta la vita noi siamo richiamati all'indietro. Perché, Ale? Perché da lì ci siamo già passati. Quindi sappiamo già com'è andata, e se siamo arrivati a oggi significa che in fondo anche nel mezzo delle fatiche non è andata così tanto male. Quindi è un'età nella quale è perfettamente normale. Lo sto vedendo tanto anche sulle mie figlie, 12 e 9.
9 in questo momento stanno acuendo di molto. Ecco, chi ha più di un figlio può anche notare questa dinamica. Stanno acuendo di molto il loro conflitto. Sono sempre state molto più due fidanzate che non due sorelle. Sono sempre andate oltre che d'accordo. Ultimamente no, perché la grande deve spingere in avanti, la piccola la vede perderla e chiaramente ha grande nostalgia, certo, perché si sente che rimane indietro, e allora litigare serve a giustificare la distanza, cioè non ti sopporto più perché non abbiamo più gli stessi gusti, perché bisticciamo, perché che noia. In realtà in mezzo c'è ti prego lasciami andare perché io devo crescere da una parte, ti prego non lasciarmi indietro perché mi manchi. Ecco, rispetto alla domanda dell'ascoltatrice, 14 anni, se cominciano a diventare anche 15-16, invece forse racconta di un bisogno di stanzialità anziché di progressione, e andrebbe guardato dalla finestra. Ok, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, allo scoccare delle 12.30 precise, ritorniamo tra pochi minuti qui su Radio DJ. E chi è questo Catalan? Beh, stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato. Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito? Magari non esiste Catalan. O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ. Join me for the night. We're lonely dancers, baby. Dance with me so we don't cry. We're lonely dancers. There's no need to hide. I know the answer, baby. Dance with me so we don't cry. Radio DJ, la dottoressa Stefania Andreoli ha ballato in piedi sul tavolo questa canzone dall'inizio alla fine e le è servito per annientare il suo spleen. E sono anche tolta le scarpe. E ricaricarsi, sì, di questo ti ringraziamo, perché la... questo linoleum lì, cos'è questo? No, penso sia formica. Ma ti ha fatto... Linoleum. È proprio la parola? È a posto, eh. Ma voi andreste da una così a farvi vedere, dai. Questa è più pazza di... Mi fanno ridere le parole messe a caso nelle frasi. Linoleum. Allora, se dovessi fare una citazione altissima, sì? Chinodontas di Lantimos. Allora, Lantimos conosco. Il dogtooth in inglese, il canino. Non hai visto il film? Quale dei suoi? Questo qui, Povere Chinodontas. Creature?
Ah, non mi ero perso, no, questo riferimento al canino. Recuperalo. Sì. Lì è drammaticissimo perché è lui ed è una roba perversissima. Però le parole spostate dal contesto mi hanno. Quindi, lì... In questo caso mi ha fatto ridere, in va quel bene, caso là mi ha fatto riflettere. Va bene, va bene. Antonella! Ciao. Ciao, speriamo che tu. Guarda, dalla voce sembri la più equilibrata di tutto il gruppo. Allora, sto trattenendo. Antonella ha una figlia di 10 anni, una di 12 anni, e quella di 12 anni ha messo la password sulla chat di WhatsApp e non vuole dartela. Esatto. Male. Quindi esatto, perché lei sa che gliel'avevamo dato con un'indicazione che comunque avremmo avuto accesso al suo telefono. Certo. E da un mesetto a questa parte ha messo la password, e quando gliel'abbiamo fatto presente mi ha detto: ma io non voglio che tu guardi le mie chat, sono cose private. Io ho detto: hai ragione, io non voglio entrare nel tuo privato, perché giustamente è la tua privacy, i tuoi messaggi con i compagni, però io devo comunque controllare, da mamma e da papà dobbiamo controllare che non girino cose strane, anche perché a scuola ci hanno detto di controllare le chat dei ragazzi. Mm-hmm. Non voglio insistere, perché non voglio fare quella che la mamma abbia assolutamente, ti metto in punizione se non me la dai. Quindi volevo capire come fare in modo che capisca anche lei che non lo facciamo per entrare nella sua privacy, ma per un controllo. Il controllo è brutto, per abbiamo comunque il dovere di controllare che lei si comporti bene e che non girino messaggi strani. Assolutamente. Provo, Antonella, a salvarti le castagne dal fuoco, ma ho bisogno di una specifica. Mi confermi che quando le avete consegnato il telefono fosse, anche se solo verbalmente mi pare di capire, dichiarato che l'accordo prevedesse che voi faceste dei controlli sul telefono? Sì, perché fino a mezzo fa lei non ce l'aveva, quindi noi abbiamo il PIN. Lei mi ha il PIN, possiamo accedere al telefono, ma lei ha messo la password. Perfetto. Avevate anche previsto quale tipo di sanzione avrebbe subito se il contratto non fosse stato rispettato? No. Mannaggia, allora lo dico per quando darai il telefono anche alla sorellina di 10 anni o per chi si approccia a starlo facendo per succedere ai loro figli. Le condizioni devono un po' riguardare tutto, anche eventualmente la trasgressione dei cavilli del vostro contratto, perché altrimenti perché altrimenti poi vi trovate fregati laddove il figlio, che giustamente coerentemente con la sua età proverà a infilarsi dentro alle falle degli accordi, dovesse provare ad aggirarli. Molto probabilmente ti e vi stupirò, perché non è la posizione che ho di solito in questi casi, ma qui te la motivo proprio perché c'erano delle premesse che stanno venendo disattese. Fate come ritenete. Se fosse mia figlia, stesse succedendo in casa mia, io le toglierei il telefono. Ok, io l'ho minacciata adesso, gliel'ho detto. Sì, non in forma, esatto, ma voglio farti capire la ricercatezza dell'azione, cioè non è da sbirra, in effetti, non è un reagire con la minaccia o con il braccio di ferro aprendo il fuoco incrociato. È proprio partire dal prima. Ti ricordi che si era detto che, ecco, adesso tu non stai rispettando questo aspetto e quindi noi ti abbiamo dato il telefono stante queste condizioni, se non sono garantite noi il telefono ce lo riprendiamo. Cioè facendo vedere che quello che si conserva sono le premesse. Le avevate sottoscritte tutti e se in qualche modo uno si tira indietro, l'altro risponde. Ok, ma come giustifichiamo il fatto che lei giustamente tiene la saprà? Scusami, se ho capito una mazza, Antonella, sembra che ti sei mangiata al telefono. Prova. Ah, no, dicevo, come giustifichiamo il fatto che... Scusami, dove ce l'avevi prima il telefono? Scusa. Non lo so. Vabbè, comunque adesso si sente molto meglio. Vai. Antonella, hai perfettamente ragione. No, io ti ho sentita, tu dicevi come facciamo a giustificare che lei chieda la tutela della sua privacy. Ha perfettamente ragione, perché in realtà lei ti ha tirato fuori un argomento del quale ha diritto. Ancora una volta, spero che abbiate fatto un buon passaggio precedente prima, cioè sai che per come la vedo io, poi altri colleghi la mettono in altri termini anche un po' più spinti dei miei, cioè un pochino più rigorosi e severi, fino a che il figlio frequenta le vecchie scuole medie, secondo me è imprescindibile l'idea di consegnare un telefono senza che non si faccia una supervisione su come viene usato, cosa che io dismetterei alle superiori. Quindi glielo spiegherei in questi termini: non è in discussione la tua privacy, quello che c'è in discussione è l'età che hai, sei ancora troppo giovane per fare tutto da sola e noi ti avevamo avvisato. Cioè io continuerei a sottolineare che l'aveste già detto, è lei che sta cambiando le condizioni in corsa senza riaverne parlato con voi. Se poi eventualmente lei vi articola tutto un discorso, se vi risulta convincente, se dimostra una maturità che da dodicenne potrebbe anche avere,
magari potete considerare di cambiare idea e cambiare anche gli accordi e le condizioni del vostro deal. Altrimenti mantieni che finché è alle medie voi dovete stare alla finestra del suo telefono. Guarda, Antonella, ti aggiungo in coda un messaggio che sta arrivando di un'ascoltatrice che dice: anche noi avevamo detto di poter controllare il cellulare. Qui si sta parlando di sempre un paio di figli, ma leggermente più grandi. Ora però sono inaccessibili. Come recuperare, soprattutto con la sedicenne? Faccine che piangono e poi addirittura il Family Link loro chiedono che venga tolto. Però io dico, ma ti saprai imporre con tuo figlio di 16 anni? Cioè... Primo, secondo, trovo imparagonabile un figlio sedicenne con uno dodicenne. Quindi onestamente io sui 16 mi farei indietro, ma non perché tiro i remi in barca e sono sconfitto, ma perché tra 2 anni significa essere maggiorenni, o gli consegni anche la responsabilità o la germinale responsabilità delle sue azioni, o questo grande non ci diventerà mai. No, no, certo, però comunque se tu pensi che invece sia giusto così... Cioè non capisco l'ultima parola del genitore. Di imporsi con i figli come se il figlio Male, tu devi tener presente chi sono le mamme e i papà oggi, cioè sono quelli che intascano sempre molto più un sì che non un no, e un figlio non ha solo 16 anni, ha già 16 anni nel corso dei quali si è tendenzialmente sentito accontentato e accondisceso. Quindi hai voglia tu arrivare oggi a dire no Stella, cambiano le condizioni, perché questo ti guarda e ti dice vabbè ciao. No, assolutamente, però Santa Maria. Antonella! Ciao! È più scoraggiata di prima. No, ci sta, imponiti. Guarda, volete chiedermi come l'avrei risolta io? No! Oh, adesso prego. Anto, ti mandiamo un abbraccio. Grazie. Ciao. Che abbiamo messo principalmente per accontentare Walter, che ci teneva. Vuoi almeno, non so, presentacelo, dirci cosa è abbiamo... il primo grande successo, che non è
diciamo almeno ma, disco 2000 o... ma non potevi ascoltare disco un po' più indie? No, perché abbiamo fatto una lista di canzoni, sì, da mettere ogni tanto famose, e io ho inserito questa perché mi piaceva senza giustificarla. No vabbè, ma non è che ho bisogno, è una bellissima canzone, però visto che ci tenevi magari avevi un aneddoto, ti ricorda qualcosa in particolare? Niente. No. Linoleum. Buongiorno dottoressa, mia figlia è un orso, ha sempre avuto questa propensione iperriservata, con la preadolescenza ha accentuato ancora di più questo aspetto. Mi sembra che abbia perso del tutto quella gioia fanciullesca del desiderio di uscire con gli amici e di giocare. Poi va avanti per un sacco di tempo, dice che secondo lei la figlia non prova disagio. Su questo ci siamo passati tante volte, cioè yes, essere una persona che ai nostri occhi di genitori, o comunque ai vostri occhi così, non vi è necessariamente simpatica o non è come la vorreste voi, non vuol dire che abbia un problema. Bravo, il Ale. Suo carattere è questa roba qua. Lei non c'ha voglia di avere gente intorno che le rompe i maroni. Boh, basta. Cioè, non è un disturbo. No, ci sto tutta la... Ma allora, non conosco la ragazza, però in effetti hai fatto bene a sottolineare, no, dice, questa la, specifica. La vedo serena, non eccellente. Ha problemi con nessuno. Se ci sono degli amici ci parla, ma non li va a cercare lei. Il discrimine è esattamente questo, ti dirò. È un cameo ricorrentissimo. Secondo me oggi un figlio su tre potrebbe essere, soprattutto in preadolescenza, ha raccontato così dei suoi genitori, che essendo genitori che lo sono diventati nell'epoca del digitale, della vetrina, dove tutti sono molto visibili e dove di fatto sembra sempre che tu debba dimostrare le tue competenze sociali e relazionali, sono spesso triggerate, per dirlo con la Gen Z, del figlio che invece si chiude, legge i manga, disegna, fa gli affari suoi, perché pensa che abbia qualcosa che non va o sia disallineato agli altri. In realtà oggi sono tantissimi, dovremmo approfondire per dire che cosa c'è dentro, ma il discrimine per le mamme e i papà che ci ascoltano è: il figlio come lo vedi? Perché se ti sembra che complessivamente non stia subendo la sua condizione, quindi non è che soffre perché vorrebbe invece essere coinvolto e non gli succede, cosa che ci farebbe fare dei ragionamenti magari di intervento o di attenzione e delicatezza diversi, allora l'assa sta, hai questo figlio qui, e anzi, se vorrai che prima o poi tiri fuori la testa dal guscio, sarà molto più utile accoglierlo per quello che è che non forzarlo. Guarda, andando avanti nel messaggio, dice: vabbè, io le dico sempre devi uscire di più, giocare di più fuori, anche pensando a come ero io a quell'età. Ma no, ma chi no. Se ne frega di come esatto. Eri tu a quell'età, tu non siete tu. La stessa persona, e poi in realtà sono davvero indicazioni che non servono a niente. Metti che quel figlio uscisse, ma uscisse perché gliel'ha detto la mamma, che cosa abbiamo guadagnato, Ale? Cioè, che cosa si insegna di educativo dentro a quella roba lì? No, ti ha solo dato il piacere che tu volevi che lui ti desse, quindi di fatto ti ha condisceso, ti ha accontentato, non hai imparato nulla. Steffi, ti ringraziamo. Perché? È perché è finito. Guarda, 12:51, un applauso alla Steffi che ha finito il film per oggi. Brava Steffi che può andare, ci può salutare, ritornerà mercoledì prossimo da mezzogiorno all'una meno 10. Mi è anche passato lo spleen. L'hai visto? Noi facciamo questo di lavoro. Grazie. Facciamo passare lo spleen, mettiamo l'ultimo disco e poi salutiamo tutti anche noi. Ci incontriamo qui nei corridoi di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso. Io non credo, trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Io, se avessi un telecomando, non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia, se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, agli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme, e non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia, o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero, non mi piace niente. Lasciami stare nel tuo temporale, se grandini. Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici. Chiamo l'avvocato e gli dico tutto. Che sono cambiata, che sono distrutta. Da quando sono andato perché non ho capito un cazzo di te. Scusami, non parliamone più, c'hai ragione tu. È colpa mia, se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, agli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare.
Un saluto a Pierpaolo che dice: ieri ho guardato il tuo spettacolo su Netflix, mi chiamo Pierpaolo, sono di Milano, faccio il commercialista. Questa la capisce solo chi ha visto lo spettacolo, però insomma Pierpaolo, insomma, toccati quello che ti devi toccare, ma spero tutto bene. Tutto bene tu Maurizio? Ti vedo, sì, perché... cosa stai pensando? No, stavo pensando, ho sentito solo io durante la risata dell'Andreoli un'altra cosa. Cosa hai sentito? Aspetta, sentiamolo insieme perché, aspetta, Cos'è? Ha ruttato? Non lo so. Fammelo risentire. Ma cos'era? Sembra IT. Quando è? Fammelo sentire ancora. Ancora uno, ancora uno. Un risucchino? No, non lo so. Ma l'hai manomesso tu? No, ecco. No. Giura che non l'hai manomesso niente. Non l'ho manomesso. Che meraviglia venire a lavorare qua. Io non so cosa ho fatto per meritarmelo. Non so cosa ho fatto per meritare la gioia di venire a lavorare qui insieme alla Fosca, Maurizio, a Walter e avere tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ritorniamo domani da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Dai, l'ultimo. No, non dai, no. l'ultimo. Aspetta. La pubblicità per Ario.